Ciao a tutti, oggi voglio consigliarvi la lettura del nuovo romanzo di Glenn Stout, La ragazza del mare. Racconta la storia di Trudy Ederle, una donna avventurosa che per prima, nel 1926, attraversa a nuoto la Manica. Prima di lei ce l'avevano fatta solamente cinque uomini e tutti e cinque atleti professionisti. Una vera e propria pioniera che porta a conoscere lo stile libero americano, il crawl. E soprattutto allerta l'attenzione pubblica femminile su uno sport che fino a pochi anni prima era soltanto di dominio maschile. Una donna coraggiosa, avventurosa, che sfida le acque dell'oceano e le correnti più impetuose per raggiungere un obiettivo davvero sensazionale.